Ben ritrovati amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. È il grande giorno di Inter-Juventus, il derby d'Italia, anche se qualcuno mi dice di non chiamarlo derby d'Italia, perché da quando la Juventus è retrocessa, derby d'Italia è soltanto Inter-Inter Primavera. Però ragazzi, quando ci sono le etichette giornalistiche, sono le etichette giornalistiche. Sono etichette che vengono messe dalla storia e che noi per comodità usiamo. Come dire, Carlo Magno non è che si chiamava Magno perché era particolarmente grosso, cioè sono quelle etichette, insomma, che a un certo punto ci portiamo dietro. Sono in grandissima tensione, lo dico subito, sarò a San Siro. Sono in grandissima tensione, molto più che per gli Euroderby. Intanto c'è un po' di vento, il mio cellulare ricondizionato Regen ballicchia un po' perché il cavalletto, insomma, è esposto a colpi di vento. Vabbè, Regen, se volete, come al solito, iPad, telefonini, computer rigorosamente ricondizionati, dovete andare sul sito www.regenstore.it oppure andare a Cusano Milanino in via Italia 3 barra A. Lì, dicendo che siete amici miei, lì, oppure su internet, usando il codice GLR, avete sconti dal 5 al 10%. Bene. Ogni tanto poi c'è anche nella sigla, insomma, tutti gli indirizzi nella sigla finale. Ogni tanto mi devo ricordare degli amici che mi consentono di fare i miei video editoriali pressoché quotidiani. Allora, tornando a Inter-Juventus, sono in grandissima tensione, ve lo dico perché realisticamente è l'unica, posso dire, è l'unica competizione che possiamo vincere, secondo me. Però dobbiamo battere la Juve e poi naturalmente in finale dovremo battere la Fiorentina perché quasi sicuramente troveremo la Fiorentina. Per tutto il resto c'è tempo, ragazzi, per tutto il resto, continuo a dire, c'è tempo. Non c'è tanto tempo poi per Inter-Lazio di domenica, tra l'altro ho letto le corrispondenze lì da Formello, loro stanno già preparando questa partita. Certo, beati loro, hanno una partita a settimana a differenza di noi e quindi hanno tutto il tempo di preparare quella che vale per la zona Champions. E niente, sono venuto qui al Museo dell'Acqua in piazza Diocleziano a Milano. Tra l'altro venite a vedere questa nuova struttura, sentite lo scroscio della fontanella tipicamente milanese del Drago Verde, ma qui dentro ci sono un sacco di cose che hanno a che fare con l'acqua da vedere, vecchi acquedotti ricostruiti di Milano, cioè veramente interessante, studenti che state in giro a gozzovigliare, a bere gli aperitivi, che poi crescete ignoranti come delle capre. Venite a farvi della cultura qui, venite a imparare un po' di cultura, buon Dio, un po' di cultura, studenti, invece di andare in giro con le vostre merende, con le vostre cartelle e a gozzovigliare, ripetenti, studenti ripetenti. Vabbè. Sapete che ogni tanto mi piace di queste cazzate qua. Allora, formazione non mi interessa. Come sempre non mi interessa. Dovrebbe partire Dzeko, tanto non siete d'accordo mai. Quindi Simone, appello a Simone Inzaghi. Simone, copriti, tappati le orecchie. Devi tapparti le orecchie, Simone, perché io mi rendo conto che tutto quello che stai sentendo purtroppo è reale, è verosimile. Cosa che se anche dovessi arrivare in finale di Coppa Italia non ti basterà per restare. Temo di sì, Simone. Ti dirò di più, anche se dovessi vincerla la Coppa Italia, Simone, non ti basterà per restare. Dirò di più, Simone e staff, vi dirò di più. Se anche doveste vincere gli Euroderby e andare in finale a Istanbul, porca miseria, io ho questa brutta sensazione che non vi basterà per restare. Il vincere la Champions non ne parlo neanche, perché tanto non vi basta per restare niente qua, perché ormai hanno deciso, ragazzi, che le 11 sconfitte in campionato sono tutte colpa vostra, staff tecnico, di voi che non giocate, non li avete preparati bene, non li avete coccolati come dovevano. E quindi loro vanno in campo e pigliano gol, hanno preso gol anche dagli spettatori. Che cosa devo fare io? Simone, non è giusto.
Io lo so che non è giusto, ma il popolo interista non è mai stato giusto. Il calcio non è mai stato giusto. La vita non è giusta. Però che cosa vuoi fare? Cioè, di la tua. Quando potrai, di la tua. È ancora un anno di contratto, quindi la tua non la potrei dire per ovvi motivi, perché dovresti chiamare in causa, insomma, diciamo anche componenti della società che probabilmente hanno deciso, visto il campionato, che tu non vai bene alla guida dell'Inter in ogni caso. Per gli altri contano i trofei, conta la difesa della società, per te no, Simone. Mica colpa mia, cioè, cosa devo fare io? Cioè, forse lo sai come la penso io. Io penso che una volta che scegli un allenatore lo devi far lavorare 3 anni. L'ho sempre pensata così, perché ho sempre responsabilizzato e ritenuto responsabili dei risultati di uno sport di squadra più chi lo gioca di chi lo prepara. Ma io sono una mosca bianca in questo, Simone. Quindi tappati le orecchie, cosa ti devo dire? Che anche stamattina, oggi, ti stai avvicinando alla finale di Coppa Italia e naturalmente sono tutti che dicono, scrivono, parlano, dicono ma non gli basta comunque, anche se la vince non gli basta. Quindi tu tappati le orecchie, regalati, vorrei dire regalaci perché poi ce la regali a noi, popolo interista, ma regalati anche tu l'ennesima finale. Io penso che tu ce la possa fare, logicamente sono in grande tensione perché anche per la Juventus, insomma, reduce da 3 sconfitte in campionato, questa partita è diventata fondamentale. Loro continuano a fare così, pretattica, gioca questo, no, però poi non gioca. Mi pare di aver capito che non giochi Vlahovic. Qualcuno mi dice che rientra Bonucci. Sicuramente giocherà Bremer, però credo. Insomma, sono forti loro, ragazzi. Hanno avuto poi un sacco di problemi pure loro. Però se leggi i nomi, sono forti. In certe situazioni sono sicuramente a difendere sono più bravi di noi, che è quello che mi preoccupa, perché noi un gol lo dobbiamo fare. C'hai gli attaccanti sbloccati, Simone, tu fai giocare magari proprio l'unico dall'inizio che ancora non si è sbloccato, ma hai visto mai che poi si sblocca anche lui, visto che si è sbloccato Lautaro, si è sbloccato Lukaku, si è sbloccato Correa, ci manca il professor Dzeko. Stasera veramente a San Siro sarà in tensione massima. Io di solito sento molto più il derby, lo dico sempre, essendo cresciuto con l'avvocato Prisco di Inter-Juventus, però è chiaro che qui, ragazzi, c'è in palio un trofeo, ci sarebbe in palio un trofeo, io lo vedo là lontano, quello che abbiamo vinto anche l'anno scorso contro la Juve lo rivedo, e poi naturalmente qui non sarebbe fatta perché poi bisogna giocare con la Fiorentina e tutti ci daranno sicuramente favoriti, perché credo almeno che in classifica davanti alla Fiorentina si riesca ad arrivare. Però ragazzi, siamo riusciti anche a perdere con la Fiorentina a San Siro. Sì, è vero che abbiamo vinto là in modo rocambolesco 4-3 in campionato, però siamo riusciti. Noi non ci siamo fatti mancare nulla quest'anno. A livello di campionato, a livello di sconfitte, non ci siamo fatti mancare nulla. E insomma, Simone, non so che consiglio darti, perché insomma tu sei nel calcio attivo, vero, da tanto tempo. Quindi, cioè, sai, noi parliamo, noi giudichiamo, noi critichiamo. Però solo tu sai come vanno le cose lì dentro, solo tu. A me sembra che la squadra ti segua, onestamente. Sì, mi sembra che ti segua perché ha avuto tante occasioni, se vogliamo, per scaricarti, se la mettiamo così, e nelle partite più importanti non l'ha mai fatto, anzi, ha risposto. Continua a non capire perché non risponde in tutte le altre, però vabbè, tanto non lo capirà nessuno, ormai quest'anno va bene. Cerchiamo di, in qualche modo, di arrivare al quarto posto, perché è fondamentale per tutti, insomma è fondamentale per tutti, è fondamentale per il popolo interista, però poi magari la prossima Champions non toccherà neanche a te guidare l'Inter. Quindi Simone, io l'unico consiglio che ti posso dare, l'unico, ma poi ci arrivi da solo, cerca di tapparti le orecchie, di non pensare a tutto quello che di brutto che ti arriva da fuori, drammaticamente anche dai nostri, io l'ho sempre detto, finché ti criticano gli altri, chi se ne frega, cioè non è che è normale, no, che gli altri da fuori siano un po' sempre ossessionati da questi Inter che comunque ogni anno qualche trofeo lo porta, è vero, non è il più importante l'anno scorso e sicuramente nemmeno quest'anno, però cerca di tapparti le orecchie, di far giocare la squadra nel modo migliore possibile, e basta.
E poi vedi tu se vuoi dire qualcosa dopo la partita. Vedo che non stai parlando in questo periodo se non nella preparazione delle partite. Quando te lo impone l'UEFA con la Champions League, ma fai bene, che cosa vuoi dire? Insomma, ogni volta che apri bocca, secondo me c'è qualcosa che ci fa capire che, non, insomma, che questa storia è ai titoli di coda. Ma mi ci metto anch'io, io te l'ho sempre detto che a livello di comunicazione, Simone, sei troppo bravo, sei troppo educato. E qui non c'è bisogno di gente educata, qui c'è bisogno di gente che batte i pugni sul tavolo, che urli, che sposti il tiro, hai capito? È così. Ognuno ha il suo carattere, sì. Vabbè, ragazzi, naturalmente ci vediamo con il video editoriale da San Siro dopo la partita. Come mi piacerebbe dire, siamo in. Sì, io non so Scaramanga, quindi mi piacerebbe dire siamo in finale di Coppa Italia un'altra volta e non dire questa volta in finale di Coppa Italia ci è andata la Juve. Mi piacerebbe davvero tanto. Ragazzi, quindi popolo interista, per una volta. Non so se basteranno 90 minuti o saranno di più. Aggregati, aggregati attorno a questa Inter, per piacere. Aggregati, pensa che dall'altra parte c'è la Juve, la detestata Juve, così sei più motivato. E questi qua non parlano, per trovarne uno che parli di calcio giocato dall'altra parte, vai in giro con la lanterna come Diogene, per chi ha studiato insomma un po' di filosofia classica, e non lo trovi. Non trovi uno juventino che parli di calcio. Questi parlano sempre di processi, penalizzazione, niente, non c'è, si può avere neanche il confronto tattico-tecnico con uno di loro. Quindi, dai ragazzi, si vede che sono teso, Io lo riconosco, sono molto teso. Che cosa devo fare? Sono teso perché la lontano, la miseria, lontano ancora vedo luccicare, coccarda. Speriamo che non resti là lontana, insomma. Ciao a tutti ragazzi, viva l'Inter.